Buongiorno Rea, benvenuti in questo nuovo Luna Parking. Oggi c'ho un cornetto pure un po' triste, sinceramente. Quando la mattina a casa mia non c'è buondì è una di quelle tragedie che mi fanno iniziare male la giornata. Anzi, ne dovremmo parlare di più di questi problemi che potrebbero essere paragonati alla fame nel mondo. Spero che oggi il TG5 e le Iene se ne occupino, perché a casa di Lunatix non c'era il buondì. Detto questo, volevo parlare del caso di Euromedia Shop. Non so se avete sentito che in un periodo in cui le PlayStation 5 non si trovano in nessun modo, questo se ne è uscito con un volantino. Se ne è uscito con questo volantino con le PlayStation 5 in offerta sotto costo e l'hanno ricoperto dei ordini. Poi ha preso, ha chiuso tutto, ha fatto la bella, 800.000 euro, mo però l'hanno beccato. In questa storia, sto video non lo volevo fare, sono 2-3 giorni che ce l'ho in mente, ma non lo volevo fare perché... Perché io proprio, se c'è una cosa che non sopporto, è la stupidità. E qui non è che stiamo a livello dei elementari, qui proprio questi hanno una laurea in stupidità, cioè sono proprio una massa di coglioni, ma da tutti e due i lati, mo vi dico la verità, da tutti e due i lati. Innanzitutto il tizio: amico mio, tu sei un coglione. Sto tipo di truffa io ce l'ho, io sono informatico, ora ce l'ho in testa da tanti anni. Poi non la faccio perché comunque sia sono una brava persona alla fine, più o meno. Ma se tu vuoi fare una cosa del genere, che è una grande mossa, tu puoi alzare un sacco di soldi, hai fatto bene amico, però devi aprire il sito all'estero, devi fare tutta una serie di operazioni che non sono riconducibili a te. E tu prendi, apri un sito, metti qualcosa in super offerta, la gente che allocca, perché la gente allocca, non valuta niente, proprio la gente è stupida, proprio stupida, non voglio dire parolacce perché sennò poi me ne segano il video, però quelli piano arrivano e comprano, tu chiudi tutto, sparisci, cioè non devi manco sparire, perché se riesci a non farli arrivare a te, tu non devi manco sparire, non lo sa nessuno. Ma tu sei un coglione amico mio, però, perché il conto corrente della società, i bonifici bancari, la società che aveva una sede fisica, cioè ti hanno pizzicato dopo 20 minuti. Cioè è come se dovevi andare a fare una rapina e arrivi lì con tutta la banda e dicevo: regà, la macchina da fregare non l'ho trovata, andiamo con la mia. Ma te li beccano subito, no? Dice che mo i soldi ha pure dato in beneficenza. Qua voglio rivolgere una parola di conforto alle vittime vere di sta cosa, che so, gli acquirenti, quelli che hanno quasi 2000 persone che hanno comprato queste PlayStation 5 e si sono trovati alla fregatura. A quelli gli voglio dare una parola di conforto: siete dei gran coglioni. C'era il signor Sony, no? Proprio il signor Sony: buongiorno, sono il signor Sony, vorrei una PlayStation 5. Sono finito, scusa, sono io, le faccio io. Sono finito, ci stanno, manco per te. Però voi vi siete creduti furbi, avete pensato che uno a Brindisi, in un periodo in cui non ci stanno le PlayStation 5, non si trovano manco a pagarle oro, ve dava sotto costo. E allora ve sta bene che vanno un culo dei soldi. A me mi dispiace dirlo, ma ve sta bene che vanno un culo dei soldi, perché siete dei coglioni. Ecco, ne dovevo dire parolacce, ho detto. Cioè, secondo voi quello c'è il magazzino pieno di PlayStation 5 che va bene al prezzo che gli pare e ve da voi sotto costo? A voi invece sta bene che ben culano, raga, ve lo dico, mi dispiace. Comunque, io ho un tir pieno di nuove Nvidia RTX 3070. Se volete, raga, vi do 150 euro. Fatemi il bonifico, mi raccomando.